Roma non fa la stupida stasera. Dammi una mano, fai di sì. Restami tutte le stelle, più brillerelle che c'hai, è un friccico di luna tutta per noi. Fammi sentire che quasi primavera. Mannali meglio grilli per fa cri cri. Restami il ponentino più malandrino che c'hai. Roma, reggimi il muscolo stasera. Roma non fa la stupida stasera. Dammi una mano a fare di no. Spegni tutte le stelle, più brillarelle che c'hai. Nascondemi la luna, sin non so guai. Fammi scordare che è quasi primavera. Tiemme una mano in testa, per dite no. Quel venticello, stuzzicarello che c'hai. Roma non fa la stupida stasera. Roma non fa la stupida stasera. Masci, tamburello e voci, Daniele Masci, mi sa che so parenti, tamburello e voce, Stefania Rubegni, grazie di essere con noi. Ci voleva un finale speciale. Roma non fa la stupida stasera. Armando Trovaioli, grazie, questo è il Rugantino, Garinei e Giovannini, e questi sono solo tre di un gruppo, maestro, di... Quanti siete? Siamo 22 elementi. E cioè, una partita di pallone la fate tutta? No, ma abbiamo anche le ballerine, abbiamo tutta una sezione di strumentisti con fisarmonica, chitarra, mandola, mandolino, e portiamo avanti le tradizioni di Roma attraverso le melodie popolari, le canzoni che ci hanno tramandato i nostri padri, i nostri nonni, che sono le nostre radici della musica, no? Avete perfettamente ragione. Allora, nato alla Garbatella, quindi romano de Roma. Diplomato al conservatorio? Diplomato al conservatorio di Udine e sono diplomato anche in teologia. Ho fatto 3 anni in seminario per conseguire il diploma di teologia che mi permette di insegnare la religione nelle scuole, anche se non l'ho mai fatto, però per una questione di cultura personale. Cultura, conoscenza, questa vostra formazione è fatta per rallegrare piazze, feste. Voi siete dei grandi professionisti. Guarda, il complimento lo apprezziamo molto, abbiamo anche il piacere di dire che andiamo spesso anche all'estero per portare queste tradizioni. Partiremo a dicembre per Lione, ci ha contattato proprio una comunità di ciociari che stanno a Lione che vogliono riprendere le loro tradizioni. Signori, adesso noi vi faremo sentire cose belle e speciali. E voi dite perché avete messo gli sgabelli in studio? Me lo sto chiedendo pure io, adesso li smontiamo. Oggi è una puntata, un finale di puntata molto particolare. C'è uno stornello estivo che il maestro Masci ha fatto apposta per noi. Non preoccupatevi se a un certo punto verrà interrotto, ve lo dico prima. Ascoltate però con molta attenzione. Vada, maestro. Quando l'estate senti l'arsura, vi dico una cosa che è sicura: se ne andiamo tutti al mare a nuotare e a cantare. A guardare l'ora solare. E ci voleva. Vada maestro, vada. Vicino casa mia c'è sta una bottegola con certo vino che è una sciccheria. Una bella ricciarola lo vende a chi che sia, ma fa l'occhietto solamente a me. Ariccia, ricciarola, bellezza.
ragazze come te ce n'è una sola. Tarici e te scabricci, me metti tra l'impicci, ma come te la spicci non lo so. Ariccia, 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 ricciarola, me devi di soltanto una parola. Me devi di de sì, sì non lo sai che fo. Ariccia, 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 ricciarola. Se dice che a Frascati so tutte carinelle, Marino Albano c'hanno sole stelle, ma l'angeli incantati, le belle tra le belle, soltanto qui stasera puoi trovà. Ariccia, 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 bellezze come te ce n'è una sola. Tarici e te scapricci, te metti tra l'impicci, ma come te la spicci non lo so. Ariccia, 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 me devi soltanto una parola. Me devi di te sì, sì non lo sai che fa. Ariccia, 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 me devi di te sì, sì non lo sai che fa. Ariccia, 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 ra. È la forza della musica popolare. La canzone popolare rispecchia sempre il carattere del popolo che la compone. Facciamo un esempio. Io sono andato tante volte in Russia. In questi giorni sentiamo molto nominare questa parola, Russia. Le canzoni popolari russe sono tutte molto malinconiche, perché il popolo russo è sempre stato un popolo oppresso. E i zar, lo, 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 lo. Se andiamo, che ne so, a Vienna, tararara, molto pomposa, maestosa. A Roma? Quel... A Roma... Che te devo dire? Fateci largo che passavo... Cioè, sì, ci sono canzoni allegre, ma anche canzoni un po' più tristi. Noi cerchiamo di portare allegria. Noi vogliamo solo portare allegria, perché a Roma, come dire, e quando anche ci sia una punta di malinconia... Dobbiamo pensare a Tanto per cantà. Attenzione. Tanto per cantà la scrive... Sì, lo so, se avete sentito voci di bambini, mica avete sbagliato canale. Stanno per succedere cose qui. La scrive Ettore Petrolini, tutti in piedi. E ci mancherebbe un genio assoluto. Ettore Petrolini, la musica. Alberto Simeoni, il testo. Ed è un successo assolutamente senza tempo. E allora, Tanto per cantà. Perché noi siamo l'ora solare. Vogliamo stare allegri. Maestro. E fa la vita meno amara, ne so comprare una chitarra, e quando il sole scende e muore, mi sento il cuore cantatore, la voce è poca ma intonata, non serve a fare una serenata, ma solamente a far maniera. Fammi un sogno a prima sera. Tanto per cantare, perché mi sento un friccicone nel cuore. Tanto per sognare, perché nel petto mi ce naschi in fiore. Fiore dell'illà, che mi riporti verso il primo amore, che sospirava le canzoni mie e mare intorno mi va de bugie. Tanto per cantare, perché mi sento un friccicone nel cuore. Tanto per sognare, perché nel petto me ce naschi in fiore. Fiore dell'illà, che mi riporti verso il primo amore, che sospirava le canzoni mie e mare intorno mi va de bugie. Fabrizio Masci, Daniele Masci, Stefania Rosegni. Stefania canta Gabriella Ferri, questa splendida voce, questa splendida signora. Piazze estive, quali sono? Bene, abbiamo già una... l'estate abbiamo tantissime piazze. Vogliamo dare un appuntamento anche a giugno. Abbiamo un grande concerto a Fiumicino con tutto il gruppo al completo. Sì. Abbiamo anche le ballerine. Ecco, davanti la chiesa Stella Maris. Chiesa Stella Maris, chi conosce Fiumicino la conosce diversamente. Insomma, gli stornellatori sono loro. Hanno anche fatto un disco, vero? Sì, abbiamo fatto un disco e... Arriva anche il disco. Non allora, vogliamo dire che spesso ci chiamano le parrocchie per fare questo spettacolo. Davanti, perché comunque i parroci
hanno sensibilità su questo tipo di repertorio, perché è un repertorio molto popolare che prende un po' le famiglie. Prende tutte le famiglie. Allora, intanto il nostro... Alessandro Tresa, è l'ultima puntata. Posso passare davanti alla telecamera, vero? Ma sì che lo posso fare. In questo studio io, viziata come una bambina, posso fare tutto. Eccolo qua, Stornelli e Canzoni de Roma. Non ci sono dubbi, non poteva che essere così. Allora, maestri, voi accomodatevi pure, perché io a questo punto ho cose da dire. La prima, se volete, è una piccola notazione, piccola, non troppo piccola, è raddoppiata. Sono due api. Sono state il regalo, a titolo di tutto il nostro pubblico, perché è il primo da ringraziare il pubblico, di una spettatrice molto, molto, molto speciale che si chiama Laura, e ovunque sia noi le mandiamo un grande bacio e un grande applauso. Voi dite, parli in maniera criptica? No, siamo o non siamo, signori, noi dell'Ora Solare, il popolo del miele, quante volte ve l'abbiamo detto. Allora voglio ringraziare tutte le persone che hanno reso possibile questo anno di Ora Solare. Sono partita correttamente dal pubblico. Sapeste quanta gente c'è dietro queste telecamere? La mia produzione, Sara Brogi, Carmela Ferrentino, Emanuele Chessari, Jacopo D'Enrico, venite. Alessandro Tresa, il mio regista. 20 anni di amicizia, senza di te sono persa, Alessandro. Grazie di cuore a Valeria Badaloni, assistente alla regia, tutta la regia audio e video, la regia luci, la nostra grafica, la sala trucco, senza la quale, diciamola tutta, uno in studio non entra. Senza la sala trucco non si può. Non ci sono tutti i nostri videomaker, ma sono Antonella Ferrara, Marta Manzo, Rosario Sardella, Giorgio Brancia, Matteo Forino. Dov'è Matteo? Matteo Forino c'è, lei è Sara Brogi, a proposito della produzione, Emanuele Chessari, Jacopo D'Enrico. Tutti i nostri montatori, tutto quello che avete visto, tutti i servizi bellissimi che avete visto, li hanno montati i nostri montatori. Walter D'Arcangeli, il nostro assistente di studio, che mantiene la promessa del cognome, perché è veramente un arcangelo. E poi l'uomo che ho fatto disperare da 5 anni e mi appresto a far disperare il 6º, Stefano Sbaffo, che deve entrare qui adesso in studio, qualcuno lo trasporterà. Tutti i miei operatori di studio, tutti, le mie autrici, Francesca Mancini, Sara Cacioppo, Eugenia Scotti, tutte qui con me. E poi ovviamente la mia favolosa, meravigliosa redazione. Queste signore mi sopportano e mi supportano come lo fanno Natalia Castiglia, Miriam Giacalone, Elisabetta Gherardi, le due favolose Virginia Conti, Virginia Ciaroni, Sara Lucernoni. Poi c'è Laura Bernardini, perché l'Ora Solare in 5 anni ha anche prodotto 2 fiocchi. Uno rosa, che è in braccio a Laura Bernardini, e un azzurro. Laura Bernardini con Umberto e Maria. Ed infine, signori, lui teme molto questo momento, perché è un uomo del fare, è un uomo che fa e che vuole esporsi pochissimo. Però, davvero, esiste una squadra perché esiste un comandante, un capitano, e lui lo è, il nostro Dario Quarta, capo progetto a TV 2000, che io abbraccio. Gli avevo promesso cose terribili. Dario, ti intervisto. Dario, vieni di qua, Dario. Dario, balliamo insieme. Ma poi ho detto, non si può fare. Voglio ringraziare tutti gli ausiliari di studio, voglio ringraziare le persone che per primi ci accolgono a TV 2000, voglio ringraziare questa squadra senza la quale, credete, io non sarei assolutamente nulla. Grazie a questa rete, grazie al nostro direttore Vincenzo Morgante, grazie a tutta TV 2000, grazie a voi. A settembre, con un'estate che vi terrà tutta compagnia, perché questa è l'Ora Solare, noi a settembre torniamo con puntate nuovissime e con questo spicchio luminoso, no, com'era? Angolo luminoso della vita quotidiana. L'ha pensato lui. L'Ora Solare. Grazie, signori. Grazie a tutti. Grazie, amori. Grazie.
petto mi ce n'ha spinfiore, fiore di lilla, che mi riporti verso il primo amore, che sospirava le canzoni mie, e mi ha rintonto l'iva delle bugie.